Ciao, senti, ci leviamo dalle palle? Scusa, ma non lo vedi che è occupato? Ma è possibile che ancora non ti abbia caricato nessuno? Scusa? No, cioè nel senso, sei pure una bella ragazza con le prostitute che girano di questi tempi. No, guarda, c'è stato un misunderstanding. Cioè, io sto solo tenendo il posto per il mio ragazzo. Certo, certo. Stai soltanto tenendo il posto per il tuo ragazzo. Ma come ti permetti? Oh, guarda... Sì, vabbè, senti, ma quanto ci mette sto tuo ragazzo per fare il giro di un salato? Dai! Vabbè, un po' che aspetto, ma che c'entra, cioè? Quando va a giocare a calcetto, che fa? Quanto sta via? Un mese? Vabbè, a parte che al mio ragazzo il calcio proprio non gli piace. E certo, il mio non va a puttane. Però comunque, posso dirti? Bel gesto, ammirevole. Scommetto che tu sei una di quelle donne che lo aspetta alzata per fargli trovare la cena pronta. E poi dagli fare i biscotti a forma di cuore e gli scrivi t'amo sulla sabbia mentre gli radi la schiena. È vero o no? È vero. Oh, brava. Grazie. Brava. Bella figura di merda che ci fai fare a noi donne. Rita Levi Montalcini ti avrebbe dato come minimo una craniata. No dai, Rita no. Rita sì. Guarda qua. C'ho 12 femme in Ucraina che ti mandano sta foto. Eh? Senti, com'è che ti chiami? Priscilla. Senti, dai, retta una stronza, ascoltami. Vuoi fare veramente qualcosa di segnante per la storia delle donne? Eh? Lascia perdere il voto, sì, il suffragio universale, ste cazzate qua. Entra nella storia. Fallo per Rita Levi Montalcini, fallo per Margherita Hack, fallo per Maria Di Filippi, ma fallo! Levati dal cazzo, eh? Sì. Sì, no, fermati. Il posto intanto non te lo tengo. Ah, è una cosa, dimenticavo. Chiudo domani i biscotti e te li faccio a forma di vaffanculo. Pensa che manco dovevo parcheggiare. Sta psicofrenia.